pratica che rafforza la stabilità, rafforza il corpo, ma soprattutto rafforza la dimensione interiore. Andremo a richiamare l'energia di alcuni guerrieri vittoriosi e ad aprire il cuore, due modalità fondamentali per essere coraggiosi e vincere la paura, quindi agire con determinazione, vigore, forza e farlo con il cuore aperto. Vi aggiustate sul tappetino in una posizione comoda, gambe incrociate. Gambe, manteniamo i piedi a martello, sentiamo la schiena ben eretta, l'addome rientrato, le braccia di lato con i polpastrelli a terra sulla linea delle spalle. Inspirando, solleviamo il braccio destro, tiriamo ed espirando, lasciamo che il busto incominci a flettersi verso sinistra. La mano scorre in avanti, il braccio destro invece teso sopra la testa,
non crollate, mantenete la schiena bene in distensione, flessa e manteniamo. Inspirando, rientriamo col busto, saliamo col braccio sinistro, forti le braccia, forti il tronco, e poi espirando scendiamo col braccio destro. Inspiro, tendo bene verso l'alto, espiro, fletto a destra, il braccio scorre in avanti, il braccio sinistro sopra la testa teso, non crollo con la schiena, mantengo l'addome, le piante dei piedi, respiro. Inspirando rientro col busto, salgo col braccio destro, allungo bene ed espirando rientro con le braccia, avvicino i piedi, mantengo con le mani le caviglie, scendo un pochino con le ginocchia, tiro in avanti col petto, inspiro e con un espiro successivo incominciate a flettere il tronco in avanti. Sovrapponete le mani davanti ai piedi e se è possibile i gomiti scendono, la fronte si appoggia sulle mani, se no la testa rimane lì dove arriva. Mantengo e respiro. E inspirando ritorniamo, facciamo leva sulle mani. Le braccia si distendono, rientriamo e ci portiamo carponi, quindi incrociamo le gambe, portiamo le mani in avanti, sotto la linea delle spalle, le ginocchia sotto la linea delle anche, distendiamo il dorso dei piedi, incominciamo a lavorare in Sarduli Mudra, il gesto della tigre. Inspirando in arco la colonna a partire dal tratto lombare, salgo in arco le dorsali, l'area tra le scapole e il collo, e poi espirando arrotondo il tratto lombare, le dorsali, l'area tra le scapole e la testa, e così per qualche volta inspiro in arco, espiro arrotondo. Faccio un'ultima volta, inspiro in arco, espiro arrotondo e poi mi fermo con la schiena in asse, lo sguardo tra le mani, chiudo un pochino le ginocchia e lavoro in Marjarya Mudra, il gesto del gatto. Gamba destra, inspirando si alza indietro, leggermente flessa, la schiena si larga, il collo si larga, lo sguardo verso l'alto, espirando porto il ginocchio verso il petto, la fronte verso il ginocchio, inspiro, porto su la gamba, su lo sguardo, espiro, porto il ginocchio al petto e la fronte al ginocchio. Inspiro, espiro, ancora una volta, inspiro, espiro, e poi riporto il ginocchio destro, riallineo bene,
sguardo tra le mani, schiena dritta e lavoro a sinistra, inspiro, salgo con la gamba e con lo sguardo, espiro, porto il ginocchio al petto e la fronte che si avvicina, inspiro, salgo, espiro, sentite la schiena che si arrotonda, inspiro, sento l'inarcamento, espiro, sento la schiena che si gonfia ancora una volta, inspiro ed espiro, arrotondo, chiudo e riporto. Se mi serve mi siedo un attimo sui talloni aperti, ruoto un pochino i polsi e poi mi riporto carponi. E salgo nella posizione di Adho Mukha Svanasana, nella posizione del cane, punto le dita dei piedi, salgo col bacino, mantengo le ginocchia ancora piegate, il corpo non è ancora caldissimo, quindi attenzione, ginocchia flesse, tiro il codino indietro, cerco di spingere il petto verso le cosce, lo sguardo è al petto, sento i piedi, i talloni sono un pochino sollevati, li lascio lì, mantengo e sento la schiena che si allunga, respiro, inspirando sollevo la gamba destra, espirando porto il ginocchio destro verso il petto, gonfio un pochino la schiena, e poi inspirando porto il piede tra le mani, mantengo la gamba sinistra sollevata, il polpastrelli al pavimento, lo sguardo in avanti e stacco il braccio destro, inspirando salgo col braccio, lo sguardo alla mano, espirando ritorno. Inspiro, braccio destro che si solleva, sguardo che sale, espiro, torno con la mano, torno con lo sguardo e di nuovo inspiro, espiro e un'ultima volta, inspiro ed espiro, ritorno, appoggio le mani, vado indietro col piede destro, riprendo Adho Mukha Svanasana. Attenzione, ginocchia flesse, non fate la gobba, ci interessa che la schiena sia ben tirata, quindi ginocchia flesse, talloni sollevati, tiro indietro col coccige, lo sguardo al petto, il petto che spinge verso le cosce, poi inspiro, sollevo il piede sinistro, la gamba è tesa verso l'alto, espirando porto il ginocchio al petto, gonfio un po' la schiena, mantengo e poi inspirando porto il piede sinistro tra le mani, mantengo giù i polpastrelli e forte la gamba destra, mano destra rimane giù e il braccio sinistro che incomincia a muoversi, inspirando salgo, espirando ritorno, inspiro, espiro, ritorno, inspiro, espiro, torno l'ultima volta, inspiro, salgo col braccio, espiro, ritorno, aggiustiamo bene la posizione delle mani, e poi torniamo un'ultima volta in Adho Mukha Svanasana, allunghiamo bene le braccia come se volessimo spingere via il tappetino, tiriamo il coccige indietro, manteniamo sempre un po' le ginocchia flesse, tiro bene con il petto verso le cosce e poi faccio un passo in avanti con i piedi per arrivare a metà del tappetino.
mantengo le ginocchia piegate, appoggio il ventre sulle cosce, tiro il coccige un pochino verso l'alto e stacco le braccia e arrivo in Utkatasana. Sento il coccige che tira indietro, lo sguardo tra le mani. E salgo in Rudrasana, il guerriero delle tempeste, e scendo col bacino ancora un po', tiro sulle braccia e rimango. E poi inspiro, distendo le gambe, chiudo i pugni e li porto al centro del petto, i gomiti alti. Inspiro, porto il peso del corpo sul piede destro, stacco il piede sinistro e porto la caviglia sinistra dietro il ginocchio destro che si piega. Mi assesto bene nella forma Durga, la guerriera. Inspiro, apro il braccio sinistro e mantengo. Espirando, riporto la mano sinistra vicino alla destra e poi inspirando, allungo il ginocchio e porto giù il piede sinistro. Mantengo, apro le braccia, faccio un paio di respiri e poi sposto il peso sul piede sinistro. Porto la caviglia destra dietro il ginocchio sinistro che si flette, mantengo. E inspirando apro il braccio destro di lato e sto. I pugni sono forti. I gomiti alti. Riporto il pugno destro e poi inspiro, allungo la gamba e scendo col piede destro distante dal sinistro. Ho le gambe divaricate, inspiro, apro le braccia e sento tutte le direzioni. Sento i piedi che premono a terra. Sento le braccia bene aperte e sento la sommità della testa che tira verso l'alto. Inspirando, stacchiamo i talloni, saliamo con le braccia, andiamo in Tarakasana, chiudiamo i pugni, tiriamo bene le braccia verso l'alto e manteniamo. Un po' con l'addome, spingete un pochino l'osso pubblico in avanti, giù le spalle e poi espirando riportiamo i talloni e le braccia. Ora puntiamo il tallone destro al pavimento, apriamo il piede destro, ruotiamo anche col busto, col bacino, con le spalle e con il piede sinistro, le dita guardano in avanti, il tallone è staccato dal pavimento, il ginocchio destro si flette un po' di più, lo sguardo è sulla linea dell'orizzonte. Thank you.
Inspirando, solleviamo le braccia ed espirando le riportiamo. E ancora, inspiro, sollevo le braccia e espiro, le porto. Inspiro, sollevo le braccia ed espirando le riporto. E ancora una volta, inspiro, sollevo e espiro, le riporto. Lascio che le mani si intreccino, le dita delle mani intrecciate dietro la schiena. Tiro coi pollici verso il pavimento, scendo un pochino con il bacino, fletto un po' di più il ginocchio destro e inspirando stacco le braccia dalla schiena, lo sguardo sulla linea dell'orizzonte, mantengo. Espirando riporto le braccia sulla schiena. Espirando, porto le braccia rilassate e poi ancora con un respiro successivo mi riporto in asse. E lavoro sull'altro lato, punto il tallone sinistro, apro il piede di lato, ruoto col bacino, con le spalle e col piede destro. Comincio a flettere il ginocchio sinistro, mi assesto bene, fate attenzione alla gamba destra, aggiustatevi senza fretta. Sguardo sulla linea dell'orizzonte e poi cominciamo inspirando, solleviamo le braccia in avanti e espirando le riportiamo come a disegnare dei grandi cerchi. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ora intreccio le dita delle mani, tiro il pollice verso il pavimento, sento lo sterno, le spalle aperte, le scapole, i gomiti chiusi. Inspiro, stacco le braccia dalla schiena, mantengo i palmi uniti, scendo un po' di più. E poi espirando, riporto le braccia. Sciogliamo le spalle se ce n'è bisogno. Prendiamoci un istante per ascoltare tutte le sensazioni che affiorano. Occhi chiusi. Lasciamo che le mani si giungano davanti al centro del petto. I talloni si sollevano inspirando ed espirando scendiamo con le ginocchia, il bacino scende verso il pavimento. Se è possibile i talloni scendono al suolo, altrimenti manteneteli sollevati. Aggiustate con calma la posizione dei piedi. La schiena sia rotonda, anche la linea del collo morbida, in malasana ci porterà a arrotondare la schiena per compensare lo sforzo delle posizioni precedenti.
Inspirando torniamo con la testa, distendiamo le braccia in avanti ed espirando ci portiamo a sedere. Porteremo il tallone destro verso il gluteo sinistro e il piede sinistro oltre il ginocchio destro o dove arriva. Ci assistiamo bene, lasciamo che entrambi i glutei rimangano aderenti al pavimento, la schiena dritta. Il braccio sinistro dietro la schiena, i polpastrelli della mano sinistra al pavimento. Non appoggiate il palmo, se no la schiena e le spalle tendono a crollare. Inspirando solleviamo il braccio destro, allunghiamo bene con forza tutto il tronco, inspiro ed espirando piego il gomito destro, ruoto col tronco, ruoto con lo sguardo verso la spalla dietro e mantengo. Il gomito destro si appoggia oltre il ginocchio sinistro. Se fate fatica lasciate che sia il braccio ad avvolgere la gamba. Mantenete la posizione più giusta per voi, quella che vi fa sentire meglio, col cuore più aperto. Ascoltate il respiro, ascoltate lo spazio del cuore aperto. E poi, su un inspiro più lento, la schiena si erige un pochino di più ed espirando il posto rientra. Un respiro più profondo e cambiamo l'incrocio delle gambe. Tallone sinistro va oltre il gluteo destro e il piede, se è possibile, oltre la coscia sinistra. Se no potete tenere il piede anche davanti al ginocchio o un pochino sulla parte interna. Il braccio destro si sposta dietro, i polpastrelli della mano sono appoggiati dietro la schiena. Inspiro, sollevo il braccio sinistro, mi erigo bene ed espirando fletto il gomito sinistro, ruoto bene indietro, lo sguardo oltre la spalla destra, il gomito è oltre il ginocchio, se è possibile mantengo. Se sento che è troppo, allora lascio che sia il braccio ad afferrare la gamba e ad aiutarmi nella torsione. Mantengo e ascolto il respiro che fluisce. Allunga tutta la colonna e un'espirazione mi riporta. Portiamo le piante dei piedi in avanti, apriamo le braccia e stacchiamo un pochino i piedi da terra, se possibile ci abbracciamo le gambe e ci chiudiamo un istante ed onduliamo. E anche portare i piedi al pavimento e chiudervi per un momento. Poi inspirando solleviamo la testa, solleviamo bene il busto e ci riportiamo a gambe incrociate. Thank you.
respirazione dell'inizio per concludere la nostra pratica. Facciamo un'inspirazione più profonda e sentiamo le braccia che salgono di nuovo in Parvatiya Asana, la piccola montagna sacra. Le spalle sono basse, gli occhi si chiudono, l'addome è leggermente rientrato. La montagna è simbolo di stabilità, di fermezza. Sentiamo questa energia che si diffonde in tutto il nostro essere. Lasciate che le braccia si aprano un pochino, i palmi si guardino e poi si contattino. Un inspiro più profondo ed espirando, i palmi si portano davanti al cuore. E adesso per un istante dimoriamo nello spazio del cuore. Spazio aperto, accogliente, pieno di gratitudine. Sorridiamo al nostro cuore. Concludiamo ringraziando l'universo per l'energia di stabilità, di vigore e di forza. E chiediamogli che il nostro cuore sia sempre aperto, accogliente. Un respiro più profondo e saluto. Le mani dalla terra, salvo.